Buongiorno a tutti, sono Alessandro Spataro, eccoci con il consueto appuntamento con il trading system e con la gestione sul Forex per quanto riguarda appunto i trading system costruiti, come ormai sapete, sulla base delle medie mobili e dei pattern delle candele. Quindi andiamo, mi preme oggi farvi vedere come, oltre ad applicarli su listini azionari, su future e altri strumenti come gli ETF, vado ad applicare i trading system anche sul Forex. Sul Forex però su grafico settimanale. Come vedete qua sullo schermo ho aperto tre grafici sui principali cross valutari che più di tutti vengono tradati, che sono appunto l'euro-dollaro, la sterlina-dollaro e il dollaro-yen come cambio. Volevo farvi vedere come l'applicazione di un trading system su qualsiasi tipo di divisa può essere fatta tranquillamente su base settimanale. Come vi facevo vedere già tempo fa, la parte in alto del nostro grafico è proprio la curva dell'equity, quindi dei risultati, dei profitti e delle perdite accumulate. E sul grafico, come vedete, ci sono tutti i segnali operativi che vanno a darci gli ingressi e le uscite, come vedete, dalle freccine rosse short per le uscite in verde o con la crocetta o con il quadratino e viceversa, freccina verde e uscita su crocetta rossa. Quindi, come vedete, l'applicazione di questo trading system anche su quello che può essere, ad esempio, il dollaro yen è molto interessante. Vi fa vedere come negli anni, addirittura da fine anni 70, quindi inizio anni 80, questa sarebbe stata una crescita veramente non male operando sul cross dollaro yen. Come vedete, anche qui su grafico settimanale l'applicazione di questo trading system comunque ha dato i suoi frutti, quindi continuiamo a utilizzare questo tipo di trading system. Quello che mi preme, dove mi preme mettere l'accento è sicuramente la parte della gestione dei nostri, diciamo dei nostri profitti e del nostro andamento della curva dei profitti. Come l'altra volta vi facevo vedere, bisogna sempre fare il discorso di gestione proprio con un semplicissimo foglio Excel, con l'elenco quindi dei nostri trade all'interno di un foglio che ci va poi a costruire la nostra curva dei profitti e delle perdite. Questo è molto interessante, è un discorso che faccio sempre e che non finirò mai di dirlo, proprio per cercare di limare l'effetto, diciamo, limare il drawdown che è insito, quindi è all'interno di ogni trading system, qualunque esso sia. Quindi ricordiamo che qualsiasi trading system noi andiamo a testare, backtestare e a seguire avrà al suo interno comunque un fattore di drawdown. Il drawdown, per chi non lo sa, è diciamo, rappresenta il numero massimo di perdite, quindi la perdita massima che noi potremmo avere seguendo quel tipo di trading system, perché ovviamente le condizioni di mercato cambiano, nessuno ha la sfera di cristallo, e quindi noi cerchiamo di innanzitutto prima cosa di limare l'emotività che ognuno di noi porta nel suo trading. Seconda cosa, quindi seguire una sorta di segnali semi-automatici che ci aiutino nell'ingresso con una determinata strategia. Quindi ricordiamoci sempre di fare questo tipo di lavoro, quindi non fare altro che inserire all'interno di un foglio Excel i nostri dati statistici con le perdite e gli utili per poi andare a fare una gestione di questo tipo con i nostri risultati. Questo è molto importante perché all'interno di ogni situazione, quindi ad esempio di ogni trading system, noi cercheremo di andare a limare quelli che sono questi momenti di ribasso del nostro trading system, cioè dove ci sono i falsi segnali. Ovviamente questo lo si fa su tutti i tipi di operatività che noi abbiamo, che sia Forex, che sia ETF, che sia azionario, quindi senza distrarci da questo punto di vista. Quindi cerchiamo di togliere al massimo la nostra emotività dal mercato e andiamo a seguire dei segnali automatici o semi-automatici dove di nostro ci mettiamo ben poco, se non la gestione del rischio.
Quindi, come vedete, anche qui i segnali sono chiari. Alcuni avremo sicuramente una fase di falsi segnali, ma questi dobbiamo cercare di essere in grado di limarli assolutamente in qualsiasi fase il mercato si trovi, sia nelle fasi di risalita, ma anche e soprattutto nelle fasi di lateralità, come ad esempio possiamo vedere qui all'interno del nostro trading system. Quindi vedete questa fase di discesa che inevitabilmente ci avrebbe portato a una serie di perdite negative. Noi probabilmente con un semplice applicazione di una media mobile a questo nostro trading system, come potete vedere, adesso vi mostrerò come può essere tranquillamente limato il discorso che andiamo a fare, cioè questo. Noi cerchiamo di operare quindi quando il nostro trading system sarà al di sopra della nostra media mobile applicata sul grafico, quindi come vedete qua, quindi prenderemo questi tipi di segnali, ma andremo a limare quelle che sono le nostre perdite. Questo è un discorso molto razionale. Chi vuole stare sul mercato deve fare un discorso di questo genere, non ci sono dubbi, quindi questa è la gestione che mi sento di fare. Io vi ricordo che sul sito trovate tutto il materiale che vi può interessare su Scatta Col Trading. Per quanto riguarda gli eventi, c'è in programma un corso già a fine settembre dove potete tranquillamente iscrivervi e mostrerò tutte queste tipologie di dalla costruzione di trading system a trading intraday per diverse tipologie di strumenti come l'azionario, l'ETF, future o il Forex. Bene, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo mese, un saluto a tutti, iscrivetemi a www.scattacoltrading.it, grazie.